Vi è mai capitato di osservare che il vostro cane strofina il posteriore per terra come nel tentativo di grattarselo, oppure che cerca insistentemente di andarselo a leccare e mordere? Beh, potrebbe trattarsi di un'infiammazione dei sacchi anali, delle particolari ghiandole poste ai lati dell'ano che si trovano nei nostri animali. Se mi seguite in questo video, oggi vi mostrerò come spremere correttamente i sacchi anali del vostro animale. Benvenuti alla rubrica I consigli del vostro vet. Io sono il dottor Sergio Abbondanza e oggi insieme a Maffi vi mostreremo come spremere correttamente i sacchi anali al vostro animale. Una procedura abbastanza semplice che non richiede per forza l'intervento del veterinario. Anzi, sarebbe auspicabile che la possiate fare voi a casa anche per evitare lo stress della visita del veterinario. Per effettuare correttamente la procedura vi consiglio di munirvi di guanti in latice monouso, olio di vasellina, fogli di carta, poi uno spray igienizzante e delle garze. Allora, il mio consiglio è quello di indossare due paia di guanti per ciascuna mano. Questo perché è possibile che la spremitura di queste ghiandole vi lasci sulle mani un cattivo odore e con due guanti questo sicuramente non accade. Poi prendete dell'olio di vasellina e vi lubrificate il dito che va inserito dentro l'ano. Non vi preoccupate, è una procedura che difficilmente causerà dolore e fastidio se eseguita in questo modo che adesso vi mostro. Poi prendete della carta, quindi prendete il sederino, bravissima, bravissima, Brava, molto bravissima, sei piano brava. piano, piano piano, piano piano, ecco qua, ed entrate dentro col ditino, bravissimo, abbiamo quasi fatto. Allora, questo perché le ghiandole sono poste, se immaginiamo che il sederino è fatto come un orologio, sono posizionate a ore 4 e a ore 7. Ora adesso incominciamo dalla ghiandolina che si trova alla sinistra. Se voi entrate dentro col ditino, sentite e col pollice che c'è come una nocciolina. Ok? Quando ce l'avete fra le dita, prendete della carta perché potrebbe schizzare e bravissima, bravissima, abbiamo quasi fatto, abbiamo Brava. quasi fatto. Perfetto. E mungendo spremete la ghiandolina, come vedete non è fastidioso. Bravissima. Vi faccio rivedere il movimento che dovete fare una volta che siete dentro col ditino e il pollice che sta fuori, praticamente prendete e spremete venendo in fuori. Questo movimento qua, di mungitura di questa ghiandolina che si trova a ore 7 e a ore 4, in questa posizione qui. A ore 7 e a ore 4. Non potete sbagliarvi perché appena entrate col ditino sentite questa pallina, questa nocciolina. Per fare anche la ghiandola di destra, stessa procedura, prendete dell'olio di vasellina ancora, vi lubrificate bene il vostro dito in modo da non creare disagio durante l'introduzione. Poi di nuovo entrate sempre delicatamente. Eccoci, abbiamo fatto, perfetto. Una volta che siete entrati, basta poco, è la prima falangetta del dito. Sentite questa pallina, perfetto, bravissima, abbiamo fatto. Prendete della carta perché a volte queste ghiandole potrebbero addirittura spruzzare anche a distanze, quindi macchiarvi o comunque colpirvi inavvertitamente e poi delicatamente eseguite la spremitura, bravissima, di questa ghiandolina. Come vedete, non causa fastidio o particolare disagio. Brava Mafi, brava che abbiamo fatto. Eccoci qua, benissimo. Ok, perfetto. Una volta terminata la procedura, vi ricordo sempre di associare un rinforzo positivo, quindi di fare in modo che abbiano un ricordo piacevole dell'esperienza appena vissuta, con dei croccantini, delle coccole,
o se volete potete portarle a fare una bella passeggiata, così che possono associare a questo episodio un evento gratificante. Vero Maffi? Brava Maffi, brava. Bravissima! Come avete visto è una procedura molto semplice che si esegue in completa sicurezza, al cane non dà particolare fastidio, magari sarebbe anche utile potervi farvi aiutare, non farla da soli. E nel salutarvi voglio ricordarvi di continuare a seguirci sui nostri canali social, la pagina Facebook, la pagina Instagram, il canale YouTube e di visitare il nostro sito internet www.cvsl.it.